Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Siamo qui a presentare Arevalo Rios, un giocatore che abbiamo inseguito, che abbiamo preferito ad altre opportunità, che siamo convinti ci possa, per la sua storia, per il suo temperamento, per il suo carattere, per quello che ha rappresentato nelle esperienze che ha fatto nelle squadre in cui ha militato e soprattutto nella nazionale uruguaiana, possa essere sicuramente un giocatore importante per la nostra squadra, per completare quel processo di crescita che la nostra squadra deve avere, e anche il progetto di rilancio su cui puntiamo dopo una stagione deludente. E non voglio prolungarmi tanto, voglio solo ribadire il concetto che riteniamo di avere una squadra che vuole migliorarsi, che vuole crescere, vuole, dalla delusione dell'anno scorso, vuole riscattarsi, vuole rilanciarsi. Capisce che è circondata da scetticismo, ma capisce anche che proprio in risposta a questo scetticismo vuole trascinare nuovamente il pubblico allo stadio e con esso l'entusiasmo per la squadra. Credo che questo sia fondamentale. Quando si parla tanto di mercato, io più volte ho avuto modo di dire che non soltanto abbiamo acquistato Girios, che è una certezza, non soltanto Dybala, che è una grande promessa, ma anche abbiamo avuto giocatori che hanno fatto molto bene l'anno scorso nelle loro squadre, da Kurtic a Morganella a tutti gli altri, senza stare tutti a citarli. Questi sono comunque inserimenti importanti, sono meno considerati perché sono prestiti che rientrano, ma sono sicuramente giocatori che saranno importanti per noi. Ma i nostri acquisti più importanti saranno questo entusiasmo ritrovato, questa voglia di essere squadra. I nostri acquisti non potranno non chiamarsi Hernandez, Ilicic e tutti quelli che l'anno scorso non hanno avuto una stagione importante. Quindi per noi saranno giocatori ritrovati attraverso la volontà di fare, attraverso la volontà di interpretare un gioco che sia il più possibile produttivo, e quindi abbiamo molta fiducia che faremo bene. E questo credo che Rios ci aiuterà sicuramente, con la sua concretezza, a fare bene. Non so, è nominato il pequeño gigante, e questo dice tutto, quindi il piccolo gigante, per il suo modo di stare in campo, o il caccia, quindi poi lui ci spiegherà meglio. Ma non vorrei dilungarmi perché questa presentazione è per lui, e mi auguro che possiate conoscerlo già da oggi attraverso le vostre domande, attraverso le sue risposte e spiegazioni. Grazie. Il direttore Pignetti aveva anticipato che questa è stata una trattativa in qualche modo laboriosa, nel senso che già il nome di Rios era stato accostato a gennaio dell'anno scorso a Palermo, insomma c'è stata questa lunga trattativa. Perché alla fine è andata così per le lunghe, e poi perché alla fine comunque lui ha scelto il Palermo? Bueno, buenas tardes. En principio, sí, la verdad que se tardó demasiado en la llegada aquí a Palermo. Teníamos varias opciones para escoger también, entre Palermo, Brasil, otros equipos en México también. Decidimos quedarnos una temporada más en el fútbol mexicano para mantener al equipo en primera división, que acababa de ascender hacía poco, y bueno, la decisión con el presidente conjuntamente fue para quedarnos y aportar lo que uno aporta dentro del campo de juego, la experiencia y el juego para que el equipo se mantuviera. Y bueno, y ahora definitivamente entre las opciones que teníamos decidimos Palermo, porque fue el equipo más interesado en que el jugador esté aquí. Y bueno, hoy le tengo que dar las gracias a la directiva, al presidente, aquí al señor presidente también, por haber hecho un esfuerzo y haberme convocado, el haber traído conjunto
con mi representante también, con Pablo y Oscar aquí presente, la oportunidad de jugar en Europa que quizás uno la había tenido mucho antes y no la supo valorar, pero bueno, hoy estamos aquí presentes, estoy muy contento de estar en la ciudad, en el equipo, tener a compatriotas en un equipo es algo importante para mí en lo personal también. Sì, effettivamente i tempi sono stati un po' più lunghi di quanto si pensava, dovuto anche al fatto che c'erano più possibilità aperte anche col Brasile, col Messico. Alla fine abbiamo preferito rimanere ancora un anno nella squadra messicana dopo che questa era finalmente ascesa, e quindi per cercare di mantenere i successi raggiunti. E finalmente adesso sono qui nel Palermo, sono molto contento di esserci, di essere arrivato qui, e sono anche molto contento degli sforzi che sono stati fatti da parte appunto del Palermo per avermi voluto nella squadra, per avermi convocato. Ringrazio quindi l'intera equipe, il presidente per avermi convocato, e sono inoltre molto contento di poter giocare in questa squadra, sono molto contento di poter giocare con diversi miei compatrioti. Posso? Salve, arrivi in Europa a 30 anni. Però tu negli ultimi anni sei stato un punto fermo della Celeste, Tabárez ti ha voluto portare come fuoriquota anche alle Olimpiadi. Ti sei chiesto come mai sei arrivato così tardi al calcio europeo? Bueno, creo que la edad también a veces juega, cuenta, pero cuando el jugador se siente bien en lo personal, está bien físicamente para demostrar dentro del campo de juego que lo importante eso no importa en el tema de edad. Yo creo que lo he demostrado en la selección, he tenido participaciones durante la etapa que he estado, sea Mundial, Copa América, Juegos Olímpicos recientemente, eliminatoria. Yo creo que lo he hecho en una gran forma y uno se siente así también. Quizás el no llegar antes al fútbol europeo es quizás el manejo malo de otro representante que tenía antiguamente, pero bueno, hemos confiado en el trabajo de Oscar y Pablo para la llegada a Europa, y bueno, por suerte se cumplió nuestro sueño y estamos agradecidos a ellos también. Forse l'età sicuramente incide, è possibile anche che abbiano inciso i miei rappresentanti anteriori nelle scelte che sono state fatte. E vero è che c'è magari un'età un po' più grande rispetto ad altri giocatori, ma vero è anche che è come si gioca, è quello che si dimostra in campo che poi ti permette eventualmente di andare avanti, e oggi sono negli europei, ci sono e probabilmente hanno anche avuto il loro peso anche le scelte di Oscari? Paolo. I miei rappresentanti attuali. Un paio di curiosità. La prima è se hai già scelto il numero di maglia, vedendo anche quelli che sono liberi, cosa ti piacerebbe? Quanto costaria tenere? A lo largo della carriera, già avevo 13 anni nel football professionale, e giocavo con vari numeri, mi sento comodo con numero 5, numero 8, participé con la 15, 16 en el otro equipo anterior que estuve ahora en México, la 17 en la selección, pero bueno, todavía no hemos cogido el número que vamos a usar, vamos a ver qué número está libre también, hay que respetar los jugadores que hay y la numeración que tengan, pero bueno, estando en el equipo no importa el número, sino el estar dentro del equipo y ser partícipe de todo este proyecto que empiezo. In realtà ancora non abbiamo scelto il numero, io in questi 12 anni di carriera ho avuto diverse maglie, la numero 5, la numero 8, la 15, la 17, e bisognerà vedere anche quali maglie sono libere, sempre nel rispetto di tutti i giocatori e i compagni. L'importante non è il numero alla fine, l'importante è esserci nella squadra. A proposito di esserci, visto che domani è la prima davanti ai tifosi del Palermo, anche per un minuto...
pensi, insomma, speri che il mister ti metta in campo? Crees que el mister te va a dejar jugar mañana? Y uno siempre está dispuesto para competir, para jugar. Quiere ya estar dentro del campo de juego con sus nuevos compañeros y aportar la experiencia que uno tiene. Si bien acabo de llegar en el día de ayer, hicimos las pruebas médicas, los exámenes y todo para que... Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.